messaggio della Dea Madre e il soffio di Sofia. Luce, figlia del Sole, ancella della luce e strumento d'amore. Oggi soffio in te l'alito creante, il respiro del Sole e il sacro soffio della Divinità. Figli e figlie del Sole, siete pronti? Il mio soffio caldo sta scendendo ora sul pianeta, insufflando cristico amore in ogni cuore. Le anime più evolute riceveranno presto il battesimo di fuoco, il fuoco sacro che viene dal sole, la benedizione del soffio di Sofia che io sono. Sapienza solare e femminile, fiamma d'amore che pervade il tutto, verbo della creazione. Preparatevi, figli, a questo avvenimento assai speciale, poiché il sole sta soffiando sul pianeta, insufflando il verbo. L'universo e le forze divine solari sono all'opera e questa sacra luce è un dono d'amore e compassione. È ora di entrare in quello spazio sacro che è il vostro cuore, ove arde il sacro fuoco, ove attingere la sacra fiamma. Figlia del Sole, luce, attingi la fiamma sacra dal fuoco sacro. Sacro cuore e fuoco sacro sono la stessa cosa. Tu possiedi la chiave per questa camera segreta del cuore, il portale multidimensionale che conduce alla fonte dell'assoluto, ove scorre il miele dorato, l'ambrosia degli dèi, il sacro fluido che vi è stato negato per troppo tempo e che vi rammenterà ciò che realmente siete e siete dèi. La chiave per entrare in questa camera del cuore è solo una ed è l'amore. La chiave apre la serratura della fucina degli dèi, ove il sacro fuoco tutto trasforma, ove il grezzo diviene nobile, ove tutto si crea, ove viene forgiato il chia del sole, il diamante del cielo, il diamante nel sole, il gioiello della corona, il sole dentro al sole. Io sono tua madre, vostra madre, ogni mio respiro è sacro. Io sono oltre il tempo, oltre lo spazio, oltre il destino. Io sono dispensatrice della vita, regina coronata di stelle, imperatrice dei cieli. Io oggi consacro e benedico questo nettare divino, ambrosia degli dèi, acqua della vita, coppa della conoscenza, calice dolce amaro della verità. Bevetene tutti per allinearvi alla vostra missione, per risvegliare la vostra divinità, per compiere l'unità sacra.
è un'attivazione. È riaccendere il vostro sole interiore. E io sono in te e tu sei in me, figlia, figlio del sole. Esultate, figli, esultate, entrate nel tempio del cuore. Ed io soffierò in quella camera segreta l'alito della vita, il Verbo e la parola, lo Spirito Santo. E lo Spirito vi rinnoverà e vi svelerà la verità. Soffierò nella vostra bocca quell'alito caldo, quel soffio di luce. Questo è il mio dono per la nuova umanità. Io sono la madre delle madri, la dea delle dee, la madre primordiale della creazione. Basterà che diciate, eccomi madre, si compia in me la tua volontà. La sorgente dell'eternità in voi sgorgerà. Solo una goccia di questo sacro fluido immortale ed eterno vi feconderà e tu ti avvolgerà. Tuttavia, solo coloro che avranno detto eccomi sono qua, berranno della sorgente di vita eterna, l'ambrosia degli dèi, poiché solo se l'accogli, Sofia, che io sono, in te aliterà. Se mi accogli, figlio, figlia del sole, io sarò in te e tu in me, come all'inizio dei tempi, perché chi beve del sacro fluido della sorgente rinascerà. Verranno nuovi cieli e nuova terra fiorirà, ma solo i testimoni della nuova Pentecoste poseranno i piedi sul nuovo mondo, dove scorre latte e miele. Coloro che sono già un popolo in cammino verso la nuova terra, coloro che sono già il seme della nuova umanità, coloro che avranno bevuto dell'acqua della vita e ricevuto il segno eterno, il sacro sigillo dell'alleanza nuova. Costoro abiteranno i nuovi cieli e la nuova terra. In costoro soffierà il Santo Spirito dell'eternità. Io sono la vostra madre. Benedico tutti nel sacro cuore e nel fuoco sacro e vi dono la sacra fiamma come iniziazione solare d'amore infinito che pervade il tutto. Sofia, lo spirito solare, Sofia, la madre primordiale. Grazie.
Grazie, Madre, Spirito del Sole.